Signore e signori, amici di Formula Italian Team, sono passati dei mesi effettivamente, sono passati dei mesi, sono passati dei giochi sotto i punti, ma signore e signori, ben trovati, ben ritrovati a tutti per il nuovo appuntamento, per il primissimo appuntamento di questo nuovo campionato della Sport League. Io sono Alessandro Lassati, anche il vostro Ricciardone, e con me abbiamo moltissima bellissima gente. Abbiamo il nostro amicissimo dottor Long che ci accompagnerà per questa telecronaca. Ciao amici, buonasera a No. tutti e buon inizio di anno. Poi abbiamo la regia guidata sapientemente dalle mani del mitico Luca Flaminio. Buonasera, ci siamo, eccomi, siamo tornati. Mentre nella direzione di gara abbiamo il sempreverde Mark 17. Buonasera Mark. Buonasera a tutti. Che Che allora, dire, ti sei sentito? voglio rovinarvi la stagione subito. Mark è sempre No, verde perché si arrabbia mai. come Hulk, cioè la gente lo manda in bamba, capitelo, cioè. Che signori, è stato bello, non vado a ridere. È la Allora, prima gara e possiamo già chiudere, dai. Vai, partiamo va là. con una battuta evergreen, incredibile. Tac, tac. Stacca, stacca, come dice il nostro amico Topolino. Siamo in questo momento durante le qualifiche, appunto, nella pista del Bahrain, con tutti i piloti che in questo momento hanno registrato un proprio tempo cronometrato, con i piloti che stanno cominciando a scaldare i motori, a scaldare le gomme, a prepararsi per la prima di questo campionato Sport League, che riapre la stagione agonistica di Formula Italian Team, con in questo momento uno SDEM in grande spolvero su Red Bull, che guida in questo momento la classifica provvisoria con un tempo di 1:26 secondi 495 millesimi, subito seguito poi dal suo ex compagno di squadra l'anno scorso Taz, che è rimasto in McLaren distaccato di poco meno di un decimo e mezzo, e a chiudere la top 3 abbiamo Ilthia Prince con un distacco di circa 5-6 decimi dal primo in classifica. Poi via via chi abbiamo, signore? Chi abbiamo? Abbiamo il 2 Ferrari, Kaisermat e Merisano, la seconda McLaren di Tucumi, che in settima posizione abbiamo l'Alfa Romeo di Daniele Play, subito dopo in ottava posizione Post Luca, Stefano Canino, Kuonos, Mr. Crive, Shumi Legend, F, Luca Inno, Paolo e Advan Seppel, che in questo momento non ha registrato un tempo cronometrato. Se posso dire, mi sento un po' emozionato. Non so voi, mi fa un po' specie di tornare. Ah, Quindi, è per questo che stai laggando, quindi l'emozione. Io ti sento laggicchiante, però pensavo ragazzi, fosse un problema di connessione, invece l'emozione, ho capito. è l'emozione, ma adesso vediamo di rimetterci un contegno. Vai pure, Andrea. No, beh, quest'anno una sport che vede tanti piloti già della passata stagione in sport, poi. I primi due della classe dell'anno scorso, Raffo Idex e il buon Toppin Kestrel, hanno fatto il grande salto, sono passati al 100%, ma li vedremo giovedì in Master. E poi tante novità con vabbè, il campione uscente della Prime dello scorso anno, che è Poz Luca, F, tutti e due in Williams. Sono molto curioso, lo dico dalla pre-season, di vedere Daniele in sport, perché ha fatto una crescita incredibile e sono molto curioso di vedere cosa riuscirà a fare quest'anno. Per me quest'anno la butto lì, una gufata subito, per me quest'anno è l'anno di Taz, quindi Oh attenzione mamma al mia, aiuto! pilota McLaren. Via il Oh, dente Daniele, d'oro, scusate, dolore. Daniele all'ultima curva, Daniele all'ultima curva l'ha persa. Stava migliorando Andiamo. i suoi riferimenti cronometrici, record personali nel primo e nel secondo settore, l'ha persa all'ultima curva, torna ai box. Si è Attenzione. emozionato anche lui, non solo Ricciardone. Vedi, siamo tutti un po' emozionati. Attenzione anche a Talza, 6 minuti e 55 dal termine della sessione, che sta tagliando in questo momento il traguardo, sta migliorando i suoi intertempi personali e Eccolo! guadagna la prima posizione con un tempo di 1:26.376, scalzando di un decimino il suo ex compagno di squadra, SDEM. Tucumi sta facendo segnare anche un tempo come Rara, ti perdono, l'ha fatto adesso. E Luca Inno si è issato in quarta posizione.
Intanto vediamo anche Tukumic che si è innalzato in terza posizione, scambio in questo momento tra tutti i piloti con Pozzoluca che guadagna la settima posizione, con invece anche Schumi che invece scavalca tutti, si porta in quarta posizione davanti al suo compagno di squadra Luca Inno. E c'è questo momento di scambio tra i piloti, con appunto dove tutti stanno appunto effettuando il proprio tempo cronometrato, 5 minuti e 55 al termine della sessione di qualifiche. Ma in questo momento vediamo una top 10 Melissano, incredibile, scusate, perché... quarto. Una top 10 incredibile perché sono in 7 decimi tutti quanti, addirittura vediamo da Melissano a Luca Inno ci sono 83 millesimi, quindi è una sport che è partita subito col botto e tutti quanti li vedo belli arrembanti. Tutti quanti su gomma soft, carichi. Come? Tutti su gomma soft, quindi occhio alle strategie, yeah. Perché la previsione è rossa-bianca. Ah, al netto di attenzione alle variabili safety car, attenzione. Sì, bisogna stare attenti anche a questa variabile qui molto importante. Intanto posso dire, abbiamo la visione finalmente anche delle previsioni meteo, finalmente abbiamo un nostro sponsor che ci aiuta con le previsioni tempo, ovvero sia noi stessi come cosa, e di conseguenza possiamo dire con assoluta certezza che le previsioni del meteo diranno che per questa gara chissà come mai ci sarà sempre sereno. La Badolato Weather Corporation è incredibile. No, ecco, un saluto al nostro Andrea Badolato che ci segue sempre. Lo vedo che... Intanto andiamo a vedere la chat del nostro famoso sito Viola con Lopeschi, che lo diventeremo in curva 1 domani al primo giro. Non si fanno gufate in questo momento, lo facciamo più tardi, signori, grazie, se no rischiamo fortissimo. Un saluto anche al nostro Hiroshi, che anche lui ci segue sempre e modera la chat. 4 minuti al termine della sessione di qualifiche con Dani su Alfa Romeo, che sta migliorando il suo intertempo. Vediamo, in questo momento è in undicesima posizione, ma mi sa che sta uscendo in questo momento in pista, per cui non effettuerà il proprio giro cronometrato in questo momento. Intanto la situazione è di calma, se tutti i piloti in questo momento sono apparente ai box, molto, esatto, apparente, perché secondo me stanno per far saltare i botti. Canino parte adesso per l'ultimo tentativo a 3,5 dal termine, è il primo a lanciarsi, allora. E dopo c'è Paolo e Daniele. Paolo. Allora teniamo gli occhi in questo momento sulla Red Bull di Stefano Canino, pilota che anche lui ha militato nella scorsa stagione nel campionato della Prime, ha fatto il salto di qualità, si è portato in Sport League. Vediamo subito come si ambienterà all'interno di questo ambiente, di questo campionato. Vediamo anche come si misurerà con i pesi massimi in questo momento favoriti di questo campionato, come appunto abbiamo Sdemo, Taz, che sono fondamentalmente dei pilastri in questo momento della Sport League. Intanto vediamo con Stefano, che ha migliorato il suo intertempo personale nel primo settore, ha fatto leggermente male il secondo settore, vediamo se riesce a richiudere il gap. Intanto si sta portando infatti sul secondo settore, sul rettilineo prima dell'ultima curva, ma rallenta, abortisce il giro. Daniele Play, un po' di traffico. Sì, era tutto sommato in linea perché era 13 millesimi al T1 e ha trovato un po' di traffico, non vorrei che gli abbia rovinato un po' il giro. In questo momento è la fase più delicata. In uscita box sembrava la coda al semaforo, era bellissimo, c'era la Ferrari di Melissano e non so se Tukumic ferme perché stava transitando in quel momento Kaiser. La situazione è un po' pericolosa, c'è tanto traffico in pista, intanto vedo delle bandiere gialle che cominciano a fioccare, ma vedo che sono i piloti che stanno facendo passare gli altri che stanno effettuando il proprio giro veloce. Andiamo a vedere Daniele. Non si è migliorato, vediamo se si rilancia. Speriamo.
Speriamo abbia messo la benzina apposta per far due giri. Intanto vedo il Tia Prince che in questo momento sta migliorando i propri intertempi, sta percorrendo, infatti sta iniziando il suo ultimo settore. 37,3, toglie mezzo decimino rispetto a se stesso al T2. Tanto teniamolo d'occhio, poi passiamo subito su Kaisermatt che anche lui sta migliorando i suoi intertempi personali. Il Tia Prince su Aston Martin taglia il traguardo. Non si migliora, ma non riesce a migliorare la sua posizione al momento. 46 secondi invece al termine della sessione. Daniele ci riprova. Sì, Daniele ci riprova e Kaisermatt riesce a scalzare Advanced Apple e si porta in ottava posizione. Tanto vediamo, teniamo d'occhio in questo momento Dani. Occhio al 27,9 di Daniele Play nel T1. Perché è in linea con la polla, sì. Vicinissimo. Un millesimo sotto. Urca Sdem 37,0 nel T2. Uxia nel T2. Vediamo Daniele Play che sta raggiungendo la linea del traguardo in questo momento. Si porta in settima posizione. Arriva Sdem. Pole per il pilota Red Bull. Un primo a 26 secondi. Ma a un secondo è riuscito a prendere anche la scia anche del suo compagno. Mamma grandissima chiamata in McLaren. Gran chiamata, ma adesso non deve buttarla via. No, non deve rischiare Taz. Deve dare tutto per tutto. Comunque non so se è buggata la grafica, ma nessuno ancora ha preso bandiera. Eccolo, Quonnos è il primo. Adesso Quonnos, vediamo come si comporterà in questo momento il gioco. Intanto teniamo gli occhi appunto sul pilota McLaren che in questo momento sta percorrendo sta finendo di percorrere il T1. Tanto Kaisermatt si migliora, raggiunge la quarta posizione. Vediamo il secondo settore. Molto pulito qui, Schumi terzo, Luca Inno subito dietro, quarto. 220 millesimi sotto, Talz. Sta migliorando, non deve buttarle via sulle ultime curve. È in linea per un 26,1. Vediamolo d'occhio, ultima curva per lui. Apre il DRS, va a rombare il suo V6. Un millesimo. Vicinissimo. Vediamo. Perso tutto al T3. Ha perso un decimo tutto al T3 quasi. Assolutamente. Perché sì. 21,373 per Sdem, 21,467 per Talz. Aveva fatto Talz un super primo settore. 27,7. Aveva dato praticamente un decimino e mezzo. Un decimo e tre lì a Sdem. Poi tutto sommato. In linea al T2 e invece poi ha perso tutto purtroppo al T3 e l'ho visto uscire male alla prima curva destra dopo la fine del secondo settore, l'ho visto uscire molto male e forse l'ha perso lì tutto il tempo. Gran peccato, un millesimo fa male non prendere la prima pole dell'anno per un millesimo. Però secondo me in quel gran primo settore c'è tanto della scia di Tukumic. L'ha presa tutta, ma poi lì c'è anche da dire, bisogna essere molto molto concentrati anche perché poi ti sale l'angoscia del fatto che puoi prendere bandiera e l'hai presa per un secondo, quindi sono stati veramente bravi in casa McLaren. Assolutamente, intanto vedo che c'è Paolo che sta finendo il suo giro, vediamo se riuscirà a prendere la bandiera a scacchi, mancano 9 secondi al termine della sessione di qualifiche con fondamentalmente una griglia di partenza che è praticamente delineata. Infatti Paolo taglia il traguardo adesso, ma mi sa che c'è un qualche
cosetta che non funziona benissimo. Intanto andiamo a fare il recap per quanto riguarda la qualifica odierna con SDM, che appunto taglia il traguardo in prima posizione con un primo 26 secondi 288 millesimi, subito seguito dal suo ex compagno di squadra dell'anno scorso Taz, distaccato di un solo millesimo dal Pullman in Red Bull, subito seguito poi dal duo Haas Schumi e Luca Inno, che terminano la seconda fila. Poi qui in terza fila abbiamo Tukumic e Kaisermatt, in settima posizione abbiamo Melissano e in ottava abbiamo l'Alfa Romeo di Daniele Play, in nona posizione abbiamo l'Aston Martin di Iltia Prince, in decima posizione Poz Luca, in undicesima e dodicesima posizione abbiamo il 2 Mercedes Sandoval, Seppolo e Kuornos, in tredicesima posizione abbiamo la Alpine di F, in quattordicesima posizione abbiamo la Red Bull di Stefano Canino e a chiudere abbiamo la quindicesima posizione dell'Alfa Romeo di Mr. Clive e in sedicesima posizione abbiamo Paolo con nessun tempo cronometrato. Ti correggo, non è l'Alpine di F ma è la Williams. Quest'anno è un disastro con tutti i blu che ci sono. Chiedo da 50 chiedo sfumature di grigio a 50 sfumature a 50 di blu. Sfumature di blu. È un disastro. Diciamo che la palette è ormai qui. Benissimo, perdonate la mia svista, ormai i colori è tutto sul blu, bello il blu, però vediamo anche un po' di più. Comunque intanto in questo momento di attesa andiamo a vedere la chat del nostro sito Viola con Lopensky, che appunto dice che questo inizio di La Sport è un inizio con il botto, con una pole di un solo millesimo, ma infatti attenzione, Taz sicuramente gli brucerà questa Pullman, ma non deve assolutamente demoralizzarsi, perché significa che lui è comunque lì. SDM non è assolutamente un avversario temibile, quindi sicuramente può fare di meglio. Vediamo anche come si evolverà la gara che avverrà fra qualche minuto, perché infatti siamo soltanto alla qualifica, può ancora succedere di tutto. Assolutamente sì, e soprattutto con una top 10 incredibile, in 6 decimi praticamente. Advance Apple in 26.9 è a 7 decimi dal Pullman, quindi molto molto bravi. Forse ho visto Crive fare solo un tentativo e quindi probabilmente aveva già in mente di partire magari su gomma media, perché qui ricordiamo che le gomme si usurano parecchio per le alte temperature, anche se siamo di notte. Poi tracciato parecchio tortuoso, soprattutto il T2. E però attenzione, perché vedo delle squadre molto equilibrate, perché se andiamo a vedere, a parte la Red Bull che ha Stefano Canino in 14ª posizione, SDM in prima, poi c'è Taz e Tukumic in McLaren seconda e quinta posizione, le due Haas terza e quarte, sesta e settima le due Ferrari, cioè sono parecchio equilibrate le squadre. Quindi oltre a tutto questo, al mondiale piloti ci potrebbe essere anche una battaglia incredibile per il campionato costruttori, e questo non fa che alimentare la competitività quest'anno, quindi molto molto bene. Assolutamente, infatti soprattutto anche in questo caso come hai detto tu giustamente Andrea, la qualità di questo campionato è sicuramente molto molto alta, per cui ovviamente il campionato della Sport non si smentisce mai, per cui ci daranno sicuramente un ottimo spettacolo. Intanto vedo che c'è una piccolissima domanda che viene fatta al nostro Luca Flaminio da parte di NCVR46, che chiede: concordi con la scelta di eliminare circuiti come Melbourne e soprattutto Montreal? Sì, perché Melbourne tutto sommato è sempre stato un circuito abbastanza atipico. Montreal è stata rinnovata, ma resto dell'idea che semplifichiamo non poco la vita alla direzione gara, ecco, perché l'ultima chicane è un calvario, e non solo a Montreal, ma soprattutto l'ultima chicane. Perfetto, grazie mille Luca. Intanto vediamo che ci sono questi piccolissimi problemi tecnici, stiamo lavorando appunto per risolvere la questione. Intanto vediamo un attimo anche che cosa dice appunto sempre la chat. Vediamo
Talza che risponde in live, attenzione, Sdem sul passo gara mi disintegra. Piano, attimo, non abbiamo ancora visto niente, attenzione. Questo è il classico gioco della vedo non vedo. No, ma lui è più veloce, ma quello c'era di più e poi, insomma, si scopriranno gli altarini a breve. Ah, è praticamente, ma io non ho studiato, prende 10 praticamente. Vedi, non vi posso passare il compito, mannaccia. Non ho studiato. Mannaccia. Tanto... È tutta pretattica di calcio. Allora va bene. Intanto Hiroshi risponde: il mio personale è andare a correre in Spagna, quarta gara del calendario con la curva 10 vecchia. Diciamo che sono scelte che secondo me vengono fatte un po' non pensandoci tantissimo. Poi non siamo noi che decidiamo, per cui da un certo punto di vista non soltanto, anche se è brutto dire vabbè, vediamo come va, poi miglioriamo questo punto. Purtroppo Spagna, aspetta che Andrea mi si sta infervorando, vai. Dico Spagna, purtroppo per la Codemaster questa cosa qua, questo cambio di curva 10 l'hanno fatto troppo tardi e quindi penso 2 settimane, 3 settimane prima dell'uscita del gioco. Però quello che dicevo io anche in pre-season è questo: rifai praticamente dei circuiti da zero e non rifai una curva. Allora, cioè, per esempio Turchia non lo vediamo da quanto? Dal 2010-2009, se non mi sbaglio. E cosa facciamo? Una curva non la rifacciamo, perché sennò cosa succede? Si bugga tutto. Non mi piace una cosa del genere. Però purtroppo è rimasta, come diceva il buon Francesco Pina, è rimasta la buona vecchia curva del supermercato, come disse il buon Valentino Rossi e come disse anche Krisenik. Facciamo una cosa, Krisenik. Rientriamo in studio nel frattempo che la stanza viene ricreata, che ne dite? Così intanto chiacchieriamo e possiamo guardarci con i ragazzi. Possiamo guardarci, come si suol dire, nelle palle degli occhi. No! No! Io arrivo più tardi. Va bene. Vabbè, ma l'aspettiamo. Allora... Tanto sono qui con la voce, possiamo fare anche un po' di live ASMR nel momento. No! Ok, adesso hai la mia attenzione. Allora, ma veniamo al succo, cioè al commento di quella che sarà questa sessione di qualifica. E la stavamo commentando prima, tutti molto vicini, c'è un passo gara da scoprire, occhio alle strategie per i piloti fuori dai 10 per vedere se opteranno su un media hard oppure cercare di mandare lunga la media e vedere se magari la strategia gli verrà in favore, magari con una safety, con qualcos'altro. Lì bisognerà appunto vedere cosa decideranno i piloti sostanzialmente, soprattutto adesso che verrà comunque rifatta la lobby. Mi immagino che adesso sicuramente avranno comunque l'obbligo di utilizzare le mescole che sono state utilizzate in qualifica, sono state tutte utilizzate le soft, per cui qualche cosa mi immagino si potrà vedere, magari i piloti al di fuori della top 10, magari potremmo vedere anche uno Stefano Canino che potrebbe utilizzare anche una, per esempio, una gomma hard da subito. Parlo okay. Ovviamente da persona che spara speculazioni così. La hard è da... di essere smentito. No, allora, la hard è da valutare. È una gomma che ha bisogno di molto feeling o è una gomma che ha bisogno di un assetto mirato? Ovvero giocare un pochettino sulle pressioni per cercare di fare funzionare meglio la gomma, perché tendenzialmente in questo gioco sulla buona parte delle piste è una gomma che fa fatica ad innescare, è una gomma che ha poco grip, quindi serve primis molta confidenza e in seconda serve probabilmente un assetto dedicato, quindi un pilota che magari ha detto ok, so che c'è grandissima probabilità che io parta fuori dalla top 10,
a quel punto mi conviene partire con la gomma bianca, lavoro su un setup e su un settaggio di pressioni che mi permetta di guidare meglio con la gomma bianca, che mi permetta di innescarla prima, di innescarla meglio e di farla lavorare bene, quindi di guidare comodo, perché altrimenti la gomma bianca può diventare davvero un'arma a doppio taglio, perché diventa una gomma dove si è poco sicuri, si è lenti e poi magari girarla un attimo, perché qui in Bahrain sembra che c'è sempre grip, ma soprattutto in questo nuovo gioco è un attimo perdere la macchina, ma proprio un attimo. Immaginavo. Lì diciamo che sarà molto più difficile vedere le grandi imprese di Rossi in Sport 2018 sulla bananona. Quello sarà un po' più difficile. Sicuramente i piloti riusciranno a fare di nuovo queste grandi imprese. Speriamo non siano rare, insomma. Ecco, dai. Volevo rispondere un attimo dalla chat che mi hanno detto in pigiama. Purtroppo sono le divise ufficiali della Williams, non abbiamo parecchi soldi, ci pagano in caffè e quindi non possiamo fare altro, ecco. Non diciamo la marca, l'abbiamo praticamente sbeffeggiata su tutti i social, però non diciamola. È quella famosa marca lì, no, datevi una banana vi grande i Rossi, sì, sì, ridatemi la Renault. No, vabbè, allora, a parte tutti gli scherzi, l'Alpine quest'anno ha fatto un colore che è veramente molto molto bello e purtroppo il giallo iconico degli anni scorsi era tradizionalista, ok, però l'Alpine ha fatto un colore che secondo me è spettacolare. E tralasciando tutto questo, quest'anno bisogna stare molto molto attenti a fare i setup. Cioè l'anno scorso erano molto più standardizzati, quest'anno ci sono ovviamente dei parametri che vanno comunque tra virgolette standard, però quest'anno a seconda dello stile di guida potrebbero esserci diversi setup. Quindi è parecchio parecchio bello sotto questo punto di vista. Sotto gli altri aspetti, l'abbiamo detto anche in pre-season, magari il fatto di lavorare in smart working, comunque di fare brainstorming di presenza, tutta la situazione psicologica che si è creata con la pandemia, sicuramente si vede tutta in questo gioco. Voglio essere buono con la Codemaster, si vede tutta in questo gioco. Quindi secondo me è per questo che ci sono parecchi errorini, ecco. Per il resto comunque la guida potrebbe rivelarci grosse grosse sorprese, specialmente in Belgio, mi sento spoiler alert. Vabbè, bisogna girare con le sospensioni di un Monster Truck praticamente per farlo rouge e non rompere il fondo, quindi bisogna stare attenti. Magari da qui a gennaio credo sia Spa, dovrebbe essere, da lì potrebbe cambiare. Ma io spero qualcosa. Che non ci mettano più le mani, perché ogni volta che ci mettono le mani poi succede qualcos'altro, quindi speriamo non ci mettano più le mani e dicono vabbè. È stata così come l'anno scorso la Ferrari con la F1 con la macchina del 2020. Va bene, lavoriamo per l'anno prossimo e ci sa e via. E ci salviamo così. Poi mettono le mani e ti fanno Monza con le sospensioni da low rider, fondamentalmente. Quelle sospensioni che sobbalzano così da quanto sono morbide. Arriveremo a quel livello lì, probabilmente. Ti dirò, non è che non mi dispiace, attenzione, però voglio dire. Però guidare in una 100% così con questo, diciamo, sospensione idrauliche alla GTA San Andreas non sarebbe bellissimo, ecco. Un po' sobbalzanti, dai, un po' Eddie Guerrero, dai. Ecco, viva la mi sblocco un ricordo. No, ma mi hai sbloccato un ricordissimo. Comunque, prima di rientrare in pista, ci chiedono dalla chat, Imola quando sarà inserita? Ti dico che non ci sto capendo niente, il Moncaro NCVR46, quindi se voi altri avete una data, mi fate un piacere. Ho sentito 16 ottobre, però ci mancano 2 settimane, 12 giorni. Hanno tempo per ritardare.
ancora hanno tempo per ritardare, figurati. Per cui fanno, no, speriamo che non facciano come Cyberpunk, ecco. Che ce la ritroviamo tra 3 anni nel gioco del 2024. Ma su Formula 1 2021, attenzione, specifichiamo. Sì, esatto, esatto. Torniamo a giocare nel 2021, nel 2024, solamente per Imola. Operazione nostalgia, dai, in tutti i sensi. Beh, Imola, devo ammettere, nei giochi passati, degli anni addietro, perché insomma Imola, l'ultima volta parliamo di F1 Championship Edition, quindi del 2006, il primo gioco di F1 uscito su PS4, su PS3 prima che i diritti passassero a Codemasters, e ricordo candidamente che era una pista che mi piaceva molto. Sì, poi c'è stata la parentesi 2013 tra le piste storiche con la vecchia Jerez, però insomma vediamo. Direi che ci siamo, signori, tra poco possiamo tornare, stiamo per tornare in pista, ecco. Stiamo per ritornare, riscaldiamo le voci, riscaldiamo i motori, perché ormai si parte, per cui manca veramente, veramente molto, molto poco. Vediamo se i piloti partiranno dalla, appunto, la linea di partenza, tutti schierati per il proprio giro di ricognizione. Vediamo, appunto, soprattutto i piloti che cosa avranno deciso di montare dalla top 10 in poi. Vediamo, appunto, tutti i primi 10 hanno montato le gomme soft. Advance Apple e Qonos, undicesimo e dodicesimo, hanno montato anche loro le gomme soft, mentre tutti gli altri hanno montato le gomme medie a mescola gialla. Io direi possiamo andare intanto anche con la griglia di partenza, direi. Vai! Direi abbiamo, appunto, in prima fila Sdem e Talz. In seconda fila abbiamo il duo Haas, Shumi e Luca Inno. In terza fila abbiamo Tukumic e Kaisermat. In quarta fila abbiamo Melissano e Daniele Play. In quinta fila Iltia Prince e Poz Luca. In sesta fila Advance Apple e Quornos, duo Mercedes. In settima fila F e Stefano Canino. In ottava e ultima fila abbiamo Mr. Clive e Paolo 2553. Allora, da questa ricreazione della lobby sicuramente ne può trarre vantaggio Daniele Play, perché aveva fatto 2 giri su questa gomma soft e quindi avrà gomma soft nuova. Sicuramente i piloti con la gomma media avranno un pochettino più di difficoltà, perché ovviamente con gomma nuova lo stint si allungherà. Sono curioso di vedere cosa succederà tra McLaren e via dicendo in curva 1, perché curva 1 di Bahrain, siamo passati da curva 1 di Melbourne, che era parecchio insidiosa, ma questa qua è un tornantino dove si deve tirare una poderosa staccata e bisognerà stare molto molto attenti. Nel dubbio preparo la squalificati dalla sessione del tuo ass, no, non così, sì. Mi sembra un po' troppo. Mi sembra giusto un pochettino troppo. Diciamo che forse l'hai chiamato un po' troppo forte. Calma. Ma io quest'anno non posso parlare, anche in pre-season. Così. Oddio, si è girato Sam. Oh, no! Aiuto. No, io ho paura più che altro perché non so mai se ci sono poi anche i danni. Credo di no. Mi sa che se ci sono i danni, sì. Con questa I danni paura. Non ci sono. Ok. I danni non ci sono. Okay. Ma penso che sia stato quando è entrato il come si chiama? Il Ghost, il pilota automatico. Quando è entrato il pilota automatico l'ha sbinnata. Signori, ci siamo! Via. Ci siamo. Tutti i piloti si stanno parcheggiando sulla propria piazzola di partenza, stanno per attendere i comandi da Michael Masi per poter partire con la primissima gara di questo nuovo campionato della Sport League. Tutti i piloti in questo momento sono posizionati sulla linea di partenza, stanno aspettando i semafori per, appunto, la partenza. I motori V6 rombano e parte grande il Gran Premio di Bahrain della Sport League, con un buono spunto da parte di Sdem, che riesce a portarsi davanti con anche Luca Inno, che cerca di insidiare la posizione di Talz. Vediamo in questo momento
avanti e dietro, non sembra ci siano stati grossissimi contatti con Schumi, che invece perde diverse posizioni e si porta in quinta posizione. Il gruppo si sta aprendo a ventaglio, soprattutto per queste primissime curve. Non vedo danni, adesso io la chiamo, io in questo momento non vedo danni. C'è lotta per l'undicesima posizione tra Melisano e F, con Taz che mantiene la seconda posizione, Luca Enno che si è portato in terza, mentre F ha toccato Melisano, è arrivato lunghissimo. Occhio anche Schumi, che era davvero incollato a Taz, teniamoli d'occhio, perché queste qui sono le primissime fasi di gara. Vediamo. Dietro erano in 2 o 3 curva 9 e 10, sono stati molto molto bravi, se non ci sono stati disastri sono stati bravi. Sono stati bravi, intanto bravissimo. Vedo che Stefano Canino sta avendo forse qualche pelino di difficoltà con Mr. Clive, sicuramente per le primissime fasi di gara, penso sia in questo momento tutto normale. Il primo giro è terminato, direi, quindi già un'ottima cosa, con Sdem che guida in questo momento il gruppo, subito seguito appunto da Talz, Luca Inno, Schumi su Tukumik, vediamo, no, non ci prova. Melisano su Quonnos. Siamo su Quonnos, con Quonnos che cerca di resistere anche davanti tra Daniele Play e il Tia Prince, che escono appaiati a curva 2 e si portano sulla rettilinea che porta a curva 3, praticamente appaiati, con Daniele Play che in questo momento desiste ma rimane comunque molto attaccato agli scarichi dell'Aston Martin per mantenere comunque della pressione. Tanto Advance Apple su Kaisermatt con il pilota e Quonnos lungo, e stavolta Melisano si prende la posizione. Il duo Ferrari si prende la nona e la decima posizione, sta lentamente risalendo la china, c'è un po' la bocca impastata in questo momento. Sdem sta facendo andatura, si sta portando al ridosso del secondo di distacco per cercare di mantenere a debita distanza la McLaren di Talz, che questo è subito seguito anche dall'AS di Luca Inno e dalla seconda McLaren di Tukumi, che in questo momento sono abbastanza avvicinati e comunque sempre al di sotto del secondo, quindi a tiro di DRS. Comunque è subito grandissima partenza da parte di Slam, 29.8 giro veloce, e comunque con le lotte che ci sono state, a parte F, ovviamente il trenino con le gomme medie, non si sono distanziati parecchio. L'unico Advance Apple che non ha ancora preso la zona di RS in questo momento sì, quindi se continua così sarà una grandissima gara. Sì, i piloti sono in questo momento molto ravvicinati l'uno all'altro, vediamo come si comporteranno soprattutto in questi frangenti, vediamo anche se riusciranno a insidiarsi l'un l'altro per cercare di mettere più pressione possibile. Intanto il Tia Prince si è portato a un secondo circa di ritardo dall'asse di Schumi, vediamo se riuscirà a mantenere il treno, se vedremo il gruppo che comincerà a piano piano a spezzettarsi in più sottogruppi. Sì, comunque attualmente grandissima partenza di Luca Inno, che ha sopravanzato sia il suo compagno di squadra e Tukumi, che in realtà lo aveva già passato, però si è portato in quarta posizione. Bisognerà vedere soprattutto, occhio, perché il Tia Prince ha perso tantissimo, è un secondo e 8. Deve aver fatto un errore. Occhio a Daniele, vediamo con il pilota Alfa Romeo, che ovviamente con il vantaggio il DRS si porta subito all'interno del rettilineo e sorpassa con fondamentalmente agilità disarmante il pilota Aston Martin, riguadagna la sesta posizione. Ma il Tia Prince deve stare attento anche adesso all'attacco arremmato di Advance Apple, ma vedo che comunque ne ha di più per poter tentare di nuovo l'attacco, tanto davanti, occhio allo scambio, ex compagni in McLaren tra l'altro. Sì. Sì, scambio tra Talz e Sdem per la prima posizione. Attenzione, intanto
Vedo che forse c'è stato qualche piccolo contatto di Quonnos, forse, probabile. Sì, bandiera gialla. Sì. Danni per alla sinistra della lanteriore. Sì, confermo. Per Quonnos. Sì, infatti perde anche parecchie posizioni purtroppo il pilota Mercedes. Daniele Play sul Tia Prince e deve cercare di ricucire lo strappo che si è creato di 2 secondi e mezzo. Ti devono stare molto attenti, perché se perdono il treno continuando a lottare rischiano di perdere il contatto con il gruppetto dei primi 5. Assolutamente sì, però dopo quell'errore Tia credo che abbia surriscaldato un pochettino le gomme, infatti non riusciva più a spingere. E però Daniele ha già recuperato quasi 2 decimi nei confronti del... Ma Tia non è molto collaborativo. Lo so, e infatti va... anche Sdem, Sdem e Luca Inno si sono scambiati la posizione ancora, appaiatissimi. Si lanciano, attenzione, e rimane dietro Luca Inno. Intanto bandiera gialla al Canino. F. Girato. F. No, Poz Luca. Poz Luca. No, anche F. No, Poz, scusami. Danno vero. Per Sdem e Luca Inno. Aia. Antoshumi e Tukumik con Sdemok davanti, che mamma probabilmente mia. Con il danno all'ala ha qualche difficoltà. Li vedo un po' troppo paiati. Sdem ha un bel danno, può forse comunque montare la gommard per andare in fondo, però non proprio la strategia migliore. Ma è un po' troppo, secondo me, rischioso. Attenzione, Shumi. Shumi passa, rimane dietro Tukumik, occasione d'oro per Shumi per fare un po' di margine. Occhio dietro il Tia Prince su Luca Inno, che sta perdendo tantissimo. Sì. Ha un danno verde leggerissimo, però quest'anno si sente parecchio il danno alla anteriore. Infatti si è visto come nelle curve di media velocità ha perso tantissimo. Infatti Sdem, Luca Inno e Boss. Sì. Gione Poz Luca, anche in terza, sempre in terzo settore, è uscito fuori di pista. Sdem, Luca Inno rientrano. Attenzione, switch in casa Ferrari con Melissano che... Sì, medie per Luca Inno e medie anche per Sdem. Attenzione anche ai vari avvisi, perché ne vedo parecchi. Uno per Tals, uno per F, uno per Paolo e uno per Luca Inno. Quindi occhio anche, non abbiamo detto che questa sera non ci saranno giri richiesti. Quindi si fa sempre più importante il fatto che non bisogna assolutamente prendere penalità del gioco questa sera. Occasione d'oro per Talz, perché in questo marasma ha accumulato 3 secondi e mezzo di tesoretto. Assolutamente sì, e tra l'altro il Tia Prince e il gruppetto che aveva dietro si sono ricuciti al gruppo del secondo, che è Shumi Legend, quindi questo contatto tra Sdem e Luca Inno purtroppo ha fatto rientrare tutti quanti in lotta per la seconda e terza posizione. Appunto, tra i due litiganti Taz gode, ovviamente, per cui direi che in questo momento la fortuna sorride al pilota McLaren. Non diciamo nient'altro, perché sennò poi mi vengono sotto casa quei forconi. Intanto Tukumik rientra ai box, vediamo che sicuramente monterà delle gomme. Vedo delle gomme hard, sì, sono gomme bianche per il pilota McLaren. Sì, non aveva danni, quindi probabilmente l'aveva già studiata così Tukumik, e quindi lui va su soft hard. Vedremo se ci sarà qualcuno che vorrà fare soft media. È molto importante vedere, difficile che faccia tantissimo undercut. F su Stefano Canino. F su Stefano Canino, con Paolo dietro che sta tapinando il pilota della Red Bull. Vedo molto vicini i piloti tra di loro, non vorrei ci fosse qualche micro contatto. Vediamo che si sta formando un quartetto da paura per l'ottava posizione, con tutti i piloti che sono partiti con la gomma media già dall'inizio gara. Per cui... Non so se Kaiser mezzo ha fatto un errore, ha perso 2 secondi e 1 da Melissano e hanno fatto lo switch un giro e mezzo fa.
Probabilmente. Aspetta che vado subito a vedere nel nostro bellissimo tracker live timing. Grandissimo tracker. Ha fatto 33 nel primo settore. Oh, scusami, F su Paolo. All'esterno. Paolo. Oh, mamma mia. E Crive ne approfitta. E ne ha approfittato perché F, andando all'esterno, ha scordolato pesantemente e ha perso il posteriore. Quindi per un miracolo proprio l'ha tenuta dentro. Box intanto, Talz e Daniele Play anche. Talz hard, Talz. E credo che Daniele farà lo stesso, infatti sì. Sì, confermo. Comunque sì, ha fatto un errore Kaisermat, perché ha fatto un 33 nel primo settore e invece lo scorso giro aveva fatto 29,7. Quindi... Oh! F ha tirato una botta incredibile su Crive, non vorrei che ci siano dei danni per Crive, che infatti la perde. Non so se ha avuto danni al diffusore, non sembra, però l'ha persa all'uscita di curva 2. Invece F ha dei danni abbastanza pesanti. Anche Crive. Crive credo abbia avuto danni quando l'ha persa. Però nel tamponamento pensavo avesse avuto danni, perché l'ha persa subito dopo. Talz passa F adesso a pista libera, quindi questo è parecchio importante per il pilota della McLaren non perdere tanto tempo. Tanto Poz Luca 5 secondi di penalità, ma spostiamoci per la seconda, la lotta sulla, per la seconda posizione con il Kia Prince, che è leggermente tampinato per non fare un'iperbole da Van Seppel e Melissano, con il pilota dell'Aston Martin della Mercedes, scusate, che è veramente vicino agli scarichi del Kia Prince, che in questo momento rientra ai box, subito seguito anche dalla Ferrari di Melissano. Non so se davanti magari Shumi e Advance vogliono puntare sull'andare un po' più lunghi per andare sulla media. È probabile, eh. Cioè io credo che i primi tre tentino di andare un pochettino un po' più lunghi. Bisognerà vedere. Ti ha preso, ha montato le medie. 20 giri. Deve gestirle bene. Bisognerà vedere soprattutto la variabile safety car, perché se adesso esce una safety car adesso o nei giri che ci spettano davanti, potrebbe aver pescato la matta il Tia Prince, attenzione. Vediamo il Tia Prince come se la giocherà in questa fase di gara. Intanto vediamo che tutti i piloti, tranne ovviamente quelli che sono partiti con le medie, sono rientrati, tranne Kaiser, Matad, Van Seppel e Shumi. Vediamo cosa decideranno in questo momento i leader della gara sul da passi, sostanzialmente. Vediamo se in questa tornata il pilota dell'AS deciderà di rientrare, come anche il pilota Mercedes. In questo momento stanno conducendo la gara con Talz, che in questo momento è in sesta posizione, sta recuperando tempo sulla quinta posizione di Paolo. Advan Seppolo rientra, no, Shumi no, Shumi dentro, continua Advan, continua. Sì. E continua solo Advan, perché anche Kaisermat va in box. E quindi penso sia l'unico Advan. Medie per Shumi, hard per Kaiser. Non si è fidato forse Kaiser. Aggiungiamo del pepe a questa sport questa sera, anche perché la prima gara dell'anno sul nuovo gioco potrebbe essere di ispirazione ai piloti della Prime che correranno venerdì, quindi e potrebbe anche darci un piccolo saggio delle gomme, come sarà l'usura gomme quest'anno. Però assolutamente, come dicevamo prima Luca, sarà interessante vedere le strategie che adotteranno i piloti, vedo che ne stanno decisamente diversificando in questa fase di gara, soprattutto in questa primissima gara del nuovo campionato della Sport League. Allora, c'è da dire che comunque Shumi è a 2 secondi e 7, se non mi sbaglio, prima era 3-3. Della sosta era 3-3, quindi questa gomma media la sta facendo fruttare. Buono anche comunque tutto sommato Tukumic, Daniele Play gli si è attaccato e quindi
credo che si debbano trainare al momento, perché il Tia Prince ovviamente con gomma media, se riescono a prendere il DRS del Tia Prince, fanno centro tutti e tre, perché c'è anche Melissano in questo trenino. E poi bisognerà vedere cosa faranno i piloti con la gomma media, dovranno essere veramente molto molto bravi a gestirla, oppure ad andare a fare un'altra sosta, perché attenzione, potrebbero anche puntare sulle due soste, al 50% non è quasi mai previsto, però magari quest'anno la doppia sosta potrebbe fare Daniele Play. Attenzione. Si fa vedere, esatto. Si fa vedere. Dice, posso passare o no? Come sei messo al buon tu? Scusi, allarma bianca, la tauromachia, infatti vedi che Daniele Play affonda il colpo. Sì. Esatto, e con anche Melissano che dice, guarda, quasi quasi, la tauromachia la faccio anch'io, e cerca di infilarsi, ma tu Kumik resiste. Un filo forse più in difficoltà tu Kumik a mettere in temperatura la gomma hard rispetto a Daniele e Melissano, guardando a quanto stanno pressando. Daniele già allunga un pelo. Ah, Quonnos, attenzione! Ritiro in uscita di curva 3 di Quonnos. È safety car! Mamma mia, safety car. Signori! Questo attenzione, perché Advance Apple ha pescato una matta incredibile. E Canino e Paolo anche, perché ricordiamo che partivano dal fondo. Dal fondo partivano. Però Canino e Paolo hanno troppo poco margine su Talz. Advance a 20 secondi. Mamma mia. Attenzione, vediamo la mappa. Advance non si è fatto pregare, infatti è entrato ai box e ha messo le gomme medie. Secondo me ce la fa, Sì, sì, di margine. Sta uscendo adesso. Ma Talz approfitta per fermarsi? Forse no. No, Talz è andato, attenzione, arriva adesso Talz. È davanti, no! È riuscito a passare. Wow, però si è messo secondo. Sì. Ai box tutti dietro, Canino, Paolo, dai, tutti quelli che hanno montato gomma hard sono tornati ai box. Fatta eccezione per Tukumik, che ovviamente... No, Talz non è rientrato, quindi è rimasto fuori anche lui. Magari strategia in casa McLaren giusta per certi versi. Però a questo punto faranno due giri di safety car e 15 giri di gomma media, e iniziano già a essere fattibile, ecco. Sì, infatti Advance Apple ha sicuramente beccato, come dicevi tu, un po' di traffico in casa Williams. Perché, un po' di traffico in casa Williams, perché Poz Luca si era fermato prima di F, e F quindi ha dovuto fermarsi alle spalle di Poz Luca e poi ha potuto fare la sua sosta, perdendo un po' di tempo, però con la safety car non avrà problemi. A questo punto tornano tutti in auge, anche perché anche Crive, che aveva fatto purtroppo con l'uscita di pista, è andato ai box a montare una nuova gomma media e potrà ritornare a battagliare col gruppo. E intanto vi dico che c'è l'Aston Martin verde come safety car ed è molto meglio di quella Mercedes rossa, perdonate. Diciamo che anche tu provi quel leggero facciamo fastidio, votare? No? Facciamo votare? E io farei votare, chat. Animiamo la chat, sondaggione, Aston Martin o Mercedes come safety car? Ditecelo, fateci pervenire i vostri feedback. Questo è un po' altolocato, comunque mi piace. Questo è altolocato. Ormai bisogna utilizzare questi inglesismi per sembrare una persona, diciamo, di un certo aplomb, di un certo range sociale. E infatti il nostro amato Mark, intanto che guarda la diretta, sente la diretta con un orecchio, lancia il sondaggio alla Badolato, quindi ci dà anche proprio lui, ed è proprio lui, è Dario Scarpato. Intanto salutiamo i quasi 50 spettatori che ci stanno seguendo, signori. Quest'anno lo dicevo dalla pre-season, quest'anno la chat ci regalerà grosse soddisfazioni. La bianchina come safety car, River Nord. No. La bianchina di Fantozzi, dai. La 127.
sport. Dai, così sport. Facciamo, almeno va un po', dai. Esatto. No. Aveva un goccio di aerodinamica, alettoni, diffusori, quella roba lì non esisteva. No, io vado controcorrente, io dico il Vanette, anzi no, scusa, neanche, ma che il Vanette? La Fiat Tempra, ragazzi, la Fiat Tempra. Quella però c'è, è stata davvero, Brasile 92? Sì, esatto, no, forse 93. 93, siamo lì. 93 credo, ricordo. Dai. Anche lì, c'è stata ed è vero, quindi signori, Fiat Tempra, nuova safety car, subito. Basta. A parlare con In chat è arrivato il pilota che attualmente, almeno ancora per due gare, è il pilota che ha corso di più sul fit. Mauro, sto arrivando! Mauro, sto arrivando! Ha guffato parecchio il buon Flaminio per riuscire a prendergli questo primato. Intanto salutiamo il buon Mauro Gold, ovviamente, che quest'anno purtroppo non correrà. Grandissimo saluto. L'anno sabbatico è arrivato. Arriverà anche il mio, quello è il problema. L'anno black sabbatico per te. Beh, potrebbe, bravo. Lei è una persona. Attenzione, safety car! Così ma al volo? Ma così. Oh okay. Mio Dio! Perfetto. Senza un attimo di preavviso. Attenzione! Giumi fa casino, sorpassa tutti. Vediamo, staccatona, Shumi si porta in seconda posizione con gli attacchi a casa, ma Seppo si toccano. Ah, no, Advance! Fuori pista si è toccato con Shumi, curva 2. Non voglio responsabilità su questa cosa. Aia. Oh, Advance, pardon, Tia con Shumi. Quella. E c'è un danno per Paolo. Che si è toccato forse con Kaiser o Lucaino, non lo so. Oz, Luca, Kaiser, Mas Paolo che va fuori di pista, danno enorme, danno grosso all'ala per lui. Ragazzi, Stemme è ottavo. Mamma mia. Eh sì. Ma se, come detto prima, si è riaperta la gara un po' per tutti, anche per Lucaino che comunque... Ricordiamo, autori di una toccata, Sdem e Lucaino sono rientrati ai box, si ritrovano ottavo e nono a giocarsi praticamente la possibilità, non, magari difficile di una vittoria, bisogna vedere quanto lottano davanti, ma il podio è a portata assolutamente. Sì, assolutamente, anche perché adesso sono tutti decisamente molto 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 vicini. Assolutamente sì, e soprattutto... Sono quasi tutti su gomma nuova, fatta eccezione per i quattro là davanti. Occhio Daniele su Tukumic. A vedere, pilota Alfa, fianca all'interno, il pilota McLaren con il DRS, stacca. Un po' il filo l'ha fatto, Mamma che pelo! Attenzione, okay, perché Melissa non approfitta, Daniele all'esterno riesce a... mamma mia! Ha tirato una staccata e è arrivato sul cambio della McLaren di Tukumi, che purtroppo non poteva andare più avanti e Melissa nel passato. Pazzi completamente, guardate che mamma mia quanto vicini i piloti in questo momento. È stato particolarmente bravo Daniele in questa situazione a capire che non c'era più spazio, perché sennò lì poteva uscire una grossa frittata tipo ordine di scuderia in Red Bull. Sdem su Canino. Intanto ci sono i primi tre che stanno cercando di staccarsi dal gruppetto dietro, che stanno cercando di portarsi al secondo di distacco. Melissano su Tukumic all'ultima curva. Oh, wow! È passato di trazione. In mamma trazione mia! È passato. Stiamo vedendo di quei peli questa sera, che tanto DRS abilitato. Disabilitato per occhio questo giro. Occhio anche Daniele, dietro. Ci riprova Daniele. Sono in tre. Mamma mia. Su Lucaino sopra Stefano Canino, staccata in curva 1.
E non è finita qua, e non è finita qua perché Daniele Play tenta di attaccare Tukumic. Va dentro, occhio! Grandissima staccata! Stem all'interno! Spettacolare, spettacolare di astuzia questo sorpasso di Stem. Sta cercando di costruire Daniele una gara. È impazzito completamente. Bello, bello, bello. Ci piace assai. È dalla seconda metà della stagione scorsa che è diventato veramente molto, molto bravo a fare queste staccate. Mi ricordo... e andatevelo a rivedere sul nostro canale YouTube il GP di Messico, dove Daniele tenne testa un Poz Luca su gomme medie e Poz Luca su gomme soft, tirandogli staccate paurose a ogni curva. Quindi, e poi soprattutto è difficile che vada a contatto con il pilota avversario, quindi è molto molto saggio nonostante la sua giovane età. Quindi un grandissimo Daniele Play anche in sport. Attenzione davanti, ti ha preso super la Taz, ma bisogna vedere adesso con il DRS, soprattutto bisogna vedere Shumi che è riuscito a sfruttare più di tutti l'uscita breve, molto veloce della safety car. Occhio anche Shumi, deve pazientare, si fa vedere, ma sì. Tanto Taz riguadagna la prima posizione, ma deve stare attento al contrattacco possibile della Aston Martin del che tenta all'esterno. Ma tenta all'esterno, sono appaiati i due contatti. Ma bellissimo! Bello. Superbo, direi. Signori, se cominciamo già così la primissima gara con queste emozioni qua, io vi lo giuro, a fine anno non ci arrivo, ve lo dico. Ma veramente, non ci siamo già così a toccare di palma, ragazzi. Signor Lelli, segni, questo è uno dei sorpassi di fine anno, segni. e vi dico anche di più, i tre che stavano cercando di scappare con queste lotte si sono fatti riprendere dal gruppone dietro, quindi benissimo. Occhio, perché possiamo arrivare con tutti che si giocano la vittoria. Aiuto. Attenzione, non diciamolo troppo forte perché sennò Taz largo. Taz... Occhio lì, perché là gli avvisi arrivano. Occhio Stem su Stem, Daniele che si apre a ventaglio fortissimo e ha rotto l'ala. Aia, nell'attaccare l'ala. Stem, annaggia veloce, ma Shumi Lucaino anche su Tukumic. Oh mamma mia, quante ne stiamo e vedendo. È molto importante, è molto importante per Lucaino aver passato Tukumic. Stem su Daniele all'esterno, mamma mia. Che pelo, sì. Mamma mia, un super pelo da parte di Stem e di Daniele Play, con Daniele Play che non molla, signori, veramente non molla. Non anche dietro Lucaino che si avvicina e cerca di entrare anche lui nel party. Giro record di Advan Seppol, un primo 29 secondi, 890 millesimi. Giro 18 su 29. Gomma fresca. Lontano, a 33 secondi da Crive. Può succedere ancora tutto, ragazzi. Assolutamente sì, però attenzione perché Stem adesso in queste curve farà molta fatica. Daniele Play si fa vedere all'interno. Guarda quanto spinge. Posso dire una cosa però, un attacco all'ultima curva, alla penultima se vogliamo, perché è una doppia destra contata dalla FIA, poteva... tra virgolette risparmiarselo Stem, perché poi c'è questa zona di RS, infatti dove viene sopravanzato di nuovo da Daniele Play e lì fa scoprire il fiato. Attenzione, no. All'esterno Lucaino all'esterno di Daniele Play. Lucaino come i birilli, 4, mamma mia. Sì, perché c'è anche Tukumic. Oh, che la perde. L'ha persa. Ok, Tukumic nel posto sbagliato al momento sbagliato.
Che peccato, perché Dugovic l'ha persa, tra l'altro, in una fase dove forse non c'era neanche bisogno di tutta questa foa, anche perché eri nel gruppo, era inutile magari cercare di arrivare proprio affiancato alla curva successiva. E soprattutto aveva gomma hard di 10 giri contro gomme praticamente nuove, medie, quindi... occhio, sì, perché Daniele Play sta facendo di tutto per passare all'esterno. Vabbè, però, raga! Che roba! Signore e signori, buonasera. Grandissimo sorpasso. Mamma mia! Sì, bellissimo. E vediamo se adesso c'è l'ordine di scuderia inverso in Red Bull, perché Stam, oggettivamente, per quanto abbia più passo di Canino con quest'ala... non può andare molto lontano. Invece rimane dietro Canino, Vediamo? No. Ma occhio, perché c'è anche Kaisermatt. Mamma mia, ragazzi, che emozione. Che accelerazione, mannaggia. Davanti Taz, tutti a Prince. Sì. Ma anche dietro. Esatto. Occhio a battagliare così, perché hanno già preso 2 secondi e 6 sul quinto, che Luca Inno. E se iniziano a battagliare, poi si ricompattano tutto il gruppo. Attenzione. Attenzione, safety car. Si è ritirato alla S veloce in discesa all'inizio del T2. Ci sta. Adesso rientreranno. Ed è incredibile, perché rimette in corsa Stam. Sì, rientreranno tutti, sarà una gara super sprint, penso 7 giri. Stavolta Stam e Taz non si faranno, il Tia Prince, Taz e penso anche Stam non si faranno fregare, soprattutto dalla safety car, che probabilmente farà lo stesso scherzetto, rientrerà senza preavviso, quindi adesso i piloti saranno sicuramente molto più pronti. Fleming, dalla chat ci chiedono l'urlo di Messico 2015. No! Non credo di non avere neanche più quel tipo di voce a distanza di 6 anni. Oh! Non mi viene neanche uguale. Attenzione, perché Taz non è rientrato. Ok, questo è strano. Non è rientrato Taz, tutti rientrano ai box, anche Canino non è rientrato. Allora, Canino può essere il grande alleato di Taz, perché può provare a tenere dietro il gruppo. Il problema è che la soft, per così pochi giri, ne avrà troppo di più. Soprattutto se i piloti che la stanno montando dietro hanno la soft nuova. Sì. Io non vorrei che non sia andato ai box per evitare il disastro che sta sul... Perché sono tutti ai box e c'è qualcuno che ha perso qualche posizione. Allora, per Luca Inno. No! Errore, erroraccio. Anche Stam hard nuovo. Ma forse avevano tutte soft usate, hanno fatto 3 tentativi e non si fidavano di mettere una soft usata? È probabile. Però hard. Molto probabile. Ricordiamo che non mi ricordo, no, l'anno scorso si poteva cambiare, ma quest'anno l'assegnazione delle gomme è uguale per tutti. Sì, perché è come nella non realtà. Non si può cambiare. Sì. Nella realtà Pirelli, per motivi, lo spieghiamo per chi non conoscesse, la Pirelli ha fatto questa scelta per evitare problematiche di produzione, perché insomma, tra forniture, pandemia, per evitare insomma problemi di produzione, ha detto portiamo sempre gli stessi set di gomme in tutte le gare, così avevano un piano schematico ben chiaro delle gomme delle mescole che ogni gara dovevano portare, senza stare dietro la richiesta del team. Giustamente dalla chat ci fanno notare che avevano gomma nuova, perché abbiamo ricreato la lobby. È vero? Sì. Posso dire follia? Si può dire. Vai. È una mezza follia. Di pura folli! Incredibile. Infatti adesso tutti i piloti si stanno riallineando di nuovo. Vediamo quando rientrerà la safety car adesso. Mi pare Posso questo... chiedere al buon Mylander di almeno avvertire 3-4 curve prima, anche perché... Posso dire che... Luca Inno ai box. Anche Stam. Vabbè, però Stam, dobbiamo dire una cosa molto chiaramente: Stam ha fatto di tutto per complicarsi la gara e per cercare di arrivare ultimo. Cioè, bisogna dirlo. Dobbiamo dircelo molto chiaramente. Il rischio c'è.
è stato molto, no, diciamo, facendo un'analisi meno memetica e senza cattiveria, è stato molto confusionario. Cioè, ok che la gara si era messa un po' storta, però la scelta su Daniele Play è un po' avventata, scelta strategica scellerata. Credo, conoscendolo, che si sia un pochettino innervosito anche all'inizio, quando l'ha sbinnata ancora prima della partenza, quindi si è un po' innervosito lì, poi c'è stato il contatto con Luca Inno e purtroppo io spero di rivederlo Sdem dell'anno scorso, della seconda metà di stagione, perché l'avevamo visto molto molto maturato. Deve stare calmo perché il passo ce l'ha. Il passo ce l'ha, è veloce, però deve stare tranquillo e fare la sua gara, secondo me. Perché cioè, ha fatto una grandissima pole position. Vuoi che anche Taz comunque a un millesimo gli è arrivato, però parti lì davanti, purtroppo c'è stato un po' di nervosismo in lui. Anche nell'attacco di Daniele Play, lì si è visto proprio che si è innervosito parecchio. E lì Sdem, secondo me, dovrebbe trovare il modo di resettare. Intanto rientra benissimo, almeno con un po' d'anticipo. Sì, stavolta sembrava Mugello 2020 nella scorsa chiamata da safety car. Esatto. Secondo me Sdem dovrebbe trovare il modo di interiorizzare gli avvenimenti avversi, resettare il cervello e sostanzialmente ripartire da zero, tra virgolette. Partito molto bene Talz. Urca. Tu parli molto bene. Però il Fiat Prince non perde tempo. Sì. Vantaggi di mescola. Assolutamente sì, anche perché soft nuova e contro hard di 10 giri molto difficili. Anche Talz adesso dovrà fare una gran strategia difensiva. Sei giri. Sì. Deve diventare una strada cinesca. Virgole sull'asfalto. Virgole nere sull'asfalto per Talz. Gli è arrivato, mamma mia. Gli ha fatto due curve, gli ha preso. Attenzione. Mi sa che l'ha persa. Targo. Occhio, Tukumic. Tukumic fuori. Aia. Rullo di tamburi. Credo che non rientri la safety car. Credo di no. Sì. Comunque c'è un danno per Daniele Play. L'ho visto tanto vicino prima, secondo me troppo. Vabbè. Aia. Comunque, signori, al momento ovvio che adesso con questa hard di 10 giri, Canino terza posizione, è stato molto molto freddo, Sì? 3 secondi per Sdem, sì, ok. Sì? Andiamo a vedere un po' la situazione. Occhio, perché qua succederà di tutto sul rettifilo, attenzione. Sì. Aiuto, mi sto già tenendo alla poltrona, attenzione. Daniele Play si apre, stacca a tona, ma si difendono in tutti con è un grande danno Daniele Play, è completamente mancante l'end plate destro. Usdem e Crive, mamma mia. Con Alvar Seppol anche lui e supera Crive e si porta in 11ª posizione. Luca Inno e Daniele Play. Oh, e si gira. Chi troppo vuole nulla stringe. Anche perché dovuto dal danno, assolutamente. Sì, sì. Melissano intanto e anche Poz Luca si è girato. Si è girato Poz Luca. Mamma mia, signore. Mamma, danni per Melissano, mamma mia. Occhio davanti lì perché Talz fa spalle molto larghe. Assolutamente sì, e comunque il Tia ha preso 4 secondi e mezzo in un giro e mezzo, cioè. Ragazzi. Occhio dietro. Infatti. Eisermatt su Melissano e Sdem su Luca Inno. È lotta vera tra le Ferrari, però così facendo si sono distanziati dal gruppo di testa. Tia 5 secondi. 28 e 7. Velocissimo. Ma che roba.
Occhio, occhio, SDM su Melissano. Anche... Ti vediamo, supera. No, Melissano ci riprova. Scarta Melissano. Wow. Ok. Se ce la faceva, Melissano aveva fatto un gran controsorpasso. Eh sì. Già solo a pensare di andarlo a controsorpassare lì. Oh, no, disintegrata. Ha rotto tutto. Safety car. Troppi detriti. Troppi detriti. Troppi detriti. 3 secondi per Crive. Safety car. 4 giri dalla fine. Con il Tia che era arrivato a 9 secondi e 4. C'erano una marea di detriti in pista. Mamma mia. Anche perché si è rotta anche l'ala di Crive, mi pare. Sì. Rotta l'ala di Crive, rotta l'ala di Luca Inno. Melissano, che aveva il danno all'ala, ha preso. Aveva. Può tornare ai box e mettere una gomma soft perché aveva messo gomma media lui. 3 secondi per Sdem e 3 secondi per Crive. Quindi questa è la situazione a 4 giri dalla fine. Vedremo 2 giri tiratissimi. Mamma mia, aiuto. Al fulmicotone. E questo mia, per Talz è una. Per Sdem è una mazzata perché sai già che in 3 giri lotterai fin quando vuoi, ma se perdi 3 secondi. Ma la mazzata più grossa, secondo me, l'ha avuta il Tia Prince. Anche praticamente non c'era più nessuno che potesse andare a riprenderlo. Aveva preso 9 secondi su un Talz che non aveva cambiato gomma e non la cambia neanche adesso Talz. Ma non gli conviene. Oddio, ormai non conviene. Oddio, però entrano in 4. Magari. Sì, però comunque ti ha preso troppo indietro. Quel cuscinetto di Talz e Stefano. Mi viene una domanda spontanea a questo punto: perché non l'è andata a cambiare alla prima safety car? Alla seconda, che alla fine era la seconda. La seconda safety car montavi gomma soft e visto che sono rientrati tutti, lì tra virgolette l'ha persa. Adesso il Tia ha la fortuna che quelli dietro di lui hanno gomma hard di 17 giri e Shumi deve passare Talz per andarlo almeno a insidiare, perché comunque gomma soft, 4 giri, il primo calo ce l'hai tutto sommato al settimo giro, però hanno risparmiato molta molta usura. Intanto abbiamo il driver of the day, ragazzi. Attenzione, quindi il primo di questa lunga, di una lunga serie di questi campionati. Che cos'è il driver of the day? Beh, fondamentalmente penso sia abbastanza chiaro. Andrete a votare il pilota del giorno di questa gara in Bahrain, per cui se volete votare per il vostro pilota preferito, per la migliore prestazione del pilota più, secondo voi, più meritevole di questo premio, cioè, scaricate Telegram, che è un servizio di messaggistica concorrente di WhatsApp, ma WhatsApp è un po' però, e mentre Telegram per esempio adesso non sta funzionando WhatsApp, bravo, quindi per questo motivo passate su Telegram, equiparatevi verso Telegram, come direbbe le pubblicità del piccolo, ok? E andate su, cercate il canale Formula Italian Team Official Channel e votate, perché qui ragazzi, qua per me votare è difficilissimo, ragazzi, perché io aspetterei l'ultimo giro, Matteo online intanto ci conferma Telegram maggiore di WhatsApp da sempre. È incredibile però come su WhatsApp arrivino tipo gli aggiornamenti che su Telegram ci sono da 3 anni 4 anni. Io ogni volta che li vedo ma che è la scoperta dell'acqua calda? Pensate quando verranno fuori i bot veri e propri. Io farò per il lavoro, farò la fortuna praticamente, quindi figurati quando verranno fuori, sarà, passerà probabilmente qualche anno ancora. Intanto aspettiamo. Intanto vedo che ci sono degli scambi tra Pozzo Luca e Melissano. Un po' di traffico. È disastro. E non che si credo stanno che capendo. Melissano sia, credo che Melissano sia andato un pochettino lungo, ma abbia comunque dato a Pozzo Luca il messaggio di ridare la posizione.
ma adesso è tutto rientrato per il momento, per cui non vedo grossissimi problemi. Vediamo come saranno appunto questi due giri, vediamo se in teoria due giusto. Vediamo se rientrerà in questo giro, penso proprio sì. Per la precisione, due giri e un po', come direbbe. Due giri e un ciccinin, come si dice, come si dice in Veneto. Eccoci. Intanto la safety car rientra di nuovo. I piloti si preparano per questi due giri da fuoco e fiamme, letteralmente. Con il Tia Prince che sta in questo momento comandando il gruppo dei piloti per questi ultimi appunto due giri, subito seguito da Talz, Sumi Legend, Stefano Canino, Kaiser Matthes Dem, che in questo momento si trova in sesta posizione. Vediamo chi riuscirà a sfruttare meglio la partenza, vediamo se riuscirà il Tia Prince a avere un maggiore spunto, se Talz riuscirà a fregare il pilota della Aston Martin. Vediamo subito, i piloti sono abbastanza vicini l'uno all'altro, vediamo per lo più quarta posizione. Shumi si è fatto vedere parecchio, Kaiser Matta anche su Canino, quindi tutto sommato Luca Inno prende la posizione. Stem come pressa. Stem pressa un botto. Stem deve assolutamente pressare. Ma Advan Seppol credo che stia pressando in questo momento più di lui. E Advan è un altro di quelli che qualche rammarico se lo sta portando dietro. Assolutamente. Effect velocissimo da parte del box Alfa Romeo, da parte di Rossi. In Alfa abbiamo ancora abbastanza carburante per fare un certo per 100%. Buono a sapersi, perché fra poco probabilmente ci arriviamo. Intanto me scambio Milizano Paolo. Paolo si è ripreso la posizione in trazione, è stato molto molto bravo, e Crive anche si è ripreso la posizione su Luca Inno. Ricordiamo una cosa velocissima, che anche quest'anno, come nella realtà, non si può cambiare la mappatura del carburante, quindi è solo molto, molto lungo facile. Di Kaiser Metz si infila forse Stem. Se l'ha rotta di nuovo. Mia. Hanno un po'... Un ruota e ruota importante. Però chi l'ha rotta è Luca Inno. Altro vediamo, ultimissimo giro, signori. Shumi. Vediamo. Shumi su Talz, supera il pilota della McLaren. Kaiser Mazzata, Seppol, Dem in quinta posizione. Anche Advanz su Kaiser. Sdem passa Canino, ordine di scuderia. Ma eseguito un po' male. Tanto male. Canino viene passato, no. E ha rotto anche l'ala. Ha rotto l'ala. No. Scontato in frenata con Sdem. Ma mamma mia. No. Ma no. Ci sono sei macchine che lottano tutte assieme. Mamma mia, ragazzi. Aiuto! L'hanno rotta tutti, Paolo, Melissano, Luca Inno. C'è stato un po' di. C'è stato qualche piccolo incidente di percorso. Nel frattempo, il Tia è a due curve dalla prima vittoria stagionale. Assolutamente, il Tia Prince. Paolo Largo entra. Lei entra Pozzoluca, si gira e il ghost funziona. Ammazziti completamente. Intanto il Tia Prince, subito seguito da Shumi e dal Talz, in terza posizione chiudono la primissima gara della Sport League con il pilota Aston Martin, che è il primo vincitore di questo nuovo campionato. Che gara! Mamma mia, se questo è l'antipasto! Benvenga, Sì, ma ragazzi, un po' con calma, per cortesia, perché veramente qua veramente mi portate in ospedale, Sono più stanco di una 100% a Monaco, sono sul bagnato. Ragazzi, mamma mia, aiuto, perfetto. NC5R46 dice 10 macchine in una curva, Quasi, siamo arrivati a 7 addirittura, con tutti che sorpassavano tutti. Allora, di solito si dice che l'appetito viene mangiando, no? Beh, quindi
se l'inizio è questo, ci aspetterà una bella stagione di sport. Sì. E infatti NCVR rimarca, era solo la prima di 80 gare. Esattamente. Oh, esattamente. Esatto. Per quanto riguarda la sport, ho visto molta frenesia anche da parte di piloti, a parte, va bene, abbiamo parlato di SDM, ma abbiamo visto tanta frenesia nel passare questa sera, nel cercare di fare più punti possibili alla prima gara. Buonissima la gara del Tia Prince, che pensavamo potesse seguire ripercussioni, diciamo, nello stop dell'ultima safety car. Shumi Legend si conferma un grandissimo pilota, soprattutto da gara, perché aveva un passo anche in pre-season molto buono. E c'è da fare due conti anche sul fatto che quest'anno ci saranno tante gare, e quindi attenzione a quel che si fa, perché perdere adesso, purtroppo SDM ha preso 3 secondi, se no era sulla quarta posizione, perdere qualche punto potrebbe far male a fine anno, quindi bisogna entrare nel mood di stare un pochettino più sul pezzo in pista. Perfetto. Sì, soprattutto come hai detto tu appunto, Andrea, ci sono molte gare davanti a noi, per cui anche lì bisogna entrare forse nell'ottica di diventare un pochettino più ragionieri eventualmente, quindi magari non strafare moltissimo, cercare di, non dico accontentarsi, ma comunque di raccogliere il massimo da tutte le piste in maniera tale da avere comunque un ottimo bottino, soprattutto quando le fasi finali del campionato cominceranno a delineare chi sarà effettivamente il gruppo di piloti che si giocheranno, ragazzi, il titolo di miglior pilota. Vi fermo per un minuto, sigla, piccola pausa e torniamo tra pochissimo, salottino post gara, un minuto, siamo di nuovo da voi signori, a fra poco. Eccoci, ci siamo. Eccoci. Vadi, eccoci. Le ridò la palla. Perfetto, sì. Posso dire che sono ancora un po' emozionato? Posso dirlo? È stata una gara un po' abbastanza turbolenta, e se vi dico la verità, queste gare turbolente mi piacciono, quindi spero ce ne siano molte altre di questo tipo. Quindi in questo momento abbiamo tra noi il buonissimo Tia Prince, abbiamo anche Talz, siamo in attesa di Shumi, che entrerà con noi per le interviste di rito di fine gara. Direi intanto di cominciare dal Tia Prince, ovviamente il primo classificato di questa gara. Congratulazioni in questo momento per la vittoria. E ti domando, dopo quello che è successo,
Ok, ti aspettavi questo risultato? Come è andata soprattutto la gara dal tuo punto di vista? Sono letteralmente contento, lavoro di un'estate paga alla faccia di Antonio che non si allena mai e non so descrivere, cioè sono stato un po' sfortunato in qualifica con un compagno del fit, ma non, fa parte un po' anche del gioco. Ho sbollito il momento e come da stabilito ho favorito la strategia soft media, la soft hard, perché sui ritmi, soprattutto nel finale, potevo averne molto per appunto scappare. Poi bisogna dire che tutti i piloti sono stati più o meno corretti davanti a me. Faccio una nota veramente di merito ad Antonio e a Stefano, perché potevano provare a resistere, hanno capito la situazione, e gli faccio i miei complimenti per il fatto di essersi spostati con regolarità ed avermi lasciato la possibilità di portare a casa un risultato che non mi aspettavo. Devo anche onestamente ringraziare Kaisermatt, che mi ha sempre tenuto con i piedi per terra, e anche questa parte di vittoria è sua, perché se non fosse stato per anche i consigli che mi ha dato, le motivazioni che mi ha dato, non avrei fatto questo risultato. Quindi una parte la regalo a questa vittoria, a mio ex compagno Kaiser. Poi la gara è stata assurda. Un roller coaster, come direbbero gli americani. Ho fatto tutto quello che dovevo, ho fatto gli undercut, ho fatto il rischio della rossa nel finale, ho preso un rischio all'ultimo giro in curva 4 dove ho detto no, me l'ho sbinata, e invece ce l'ho fatta, l'ho tenuta, nonostante i problemi col freno, un po' di sfarfallamento che mi è arrivato dopo la qualifica, però come ripeto, il lavoro paga, sono contento e nessuno se l'aspettava, ragazzi, me la sono portata a casa io questo, almeno il mio l'ho fatto quest'anno, il mio l'ho fatto, il resto posso all'ultimo. Poniamoci nuovi obiettivi, andiamo oltre, miglioriamoci assolutamente. Ci proverò assolutamente, gli altri sono avvisati. Ok, questo è un po' più calma però. No, dai, a parte gli scherzi, ultimissima domanda da parte mia, poi non so se anche Luca o Andrea hanno delle domande per il Dia Prince. Giusto un tuo commento a caldo su come su quanto ti sei trovato nel momento in cui c'è stata la terza safety car che è entrata in pista. Un po' come ti sei sentito, soprattutto considerando che avevi raggiunto tipo 8, mi pare, secondi di distacco da Talz. Onestamente non mi ha cambiato niente, cioè il mio obiettivo era in parte riscappare nuovamente, cosa che ho fatto, e secondo non permettere a Schumi di passare subito Antonio, perché sapevo che negli ultimi due giri, nonostante comunque la mia rossa fosse sotto il 15% di usura, poteva venirmi a dar fastidio. Quindi ho preparato bene la ripartenza, ho valutato anche quelle che sono state quelle prima di Antonio e sono scappato via nuovamente. Piccolo, tra virgolette, me la sono un po' spaventata. Mi sono un po' spaventato in curva 4 ultimo giro, ma per il resto no, è andato tutto come doveva. Sono contento, molto contento. Anche perché in questo momento la persona che credo stia rosicando più di tutti è Simone, e in questo momento non potete capire, solo per questo sono contento. Perfetto. Avete domande, Luca, Andrea? Bah, direi che ha detto praticamente tutto, anche perché insomma non c'era altro da aggiungere al momento. Esatto. Quindi grazie mille, Tia. Ci sentiamo magari dopo per le domande dalla chat. Passiamo subito quindi al secondo classificato, passiamo a Schumi. Complimenti per la prestazione. Volevo chiederti anche tu come è stata la tua gara dal tuo punto di vista, soprattutto anche dal punto di vista delle safety car, perché nella primissima ripartenza praticamente sei stato letteralmente un fulmine, ok, soprattutto dal punto di vista della safety car, che è come è arrivata al rettino finale, ha detto ma sai che c'è, io entro, poi cazzi loro, è rientrata e tu sei partito sparato verso le primissime posizioni. Come è andata questa gara?
Allora, innanzitutto buonasera a tutti, mi sentite? Sì, ti sentiamo, perfetto. Ok. Allora, beh, innanzitutto devo dire che la qualifica è andata abbastanza male. Prima qualifica in un nuovo sito. Ho avuto un po' d'ansia, ho fatto un giro non bellissimo, però sono comunque riuscito a partire terzo. Poi c'è stato il contatto col mio compagno di squadra nel giro di ricognizione. E purtroppo a me non era mai successa questa cosa in tanti anni che gioco, quindi non sapevo come sarebbe stata la partenza. Infatti ho perso due posizioni, cercando di non avere contatti e lasciando andare, diciamo, il mio compagno e l'altra McLaren. Poi c'è stato un po' di confusione nel settore centrale a un certo punto, non ho capito bene cosa è successo. So che si devono essere toccati Slim e il mio compagno che ha rotto l'ala. Io ne ho passati due senza dare fastidio a nessuno, mi sono ritrovato secondo. Poi, allora, la strategia era buona. Purtroppo la prima safety car è andata bene ad Adam Zeppel, perché non si era fermato e mi è uscito davanti. Poi lì, come hai detto tu, sono riuscito ad attaccarlo subito. E c'è stato un contatto ruota a ruota. Io penso che sia stato un contatto che non ha causato il suo testa coda. Penso che si sia girato successivamente, almeno credo, perché il contatto mi è sembrato molto leggero. Infatti, nonostante i danni simulativi, non ho avuto danni. E poi lì è passato Tia Prince. Purtroppo là è stata la svolta della gara, perché da lì in poi non sono più riuscito a metterlo dietro. Purtroppo poi il gioco mi ha anche messo la media alla seconda safety, nonostante io avessi impostato la rossa. E ho visto che è successo okay. La stessa cosa a tanti, visto che molti erano con la hard a fine gara, immagino sia stato lo stesso bug. E poi alla fine non c'era molto da fare. Tia Prince era davanti con la rossa, io ero dietro con la media. Pure se fossi partito subito dietro, penso che comunque non avrei vinto, perché aveva troppo più ritmo con quella gomma. Io potevo solo arrivare secondo e cioè, diciamo, ci sono riuscito, quindi il risultato è buono. Peccato, perché si poteva vincere, però tutto sommato ho fatto una buona gara. Sono decentemente soddisfatto. Dai, ottimo, ottimo, sicuramente il campionato è lungo e sicuramente ci saranno moltissime altre soddisfazioni, su quello ne siamo assolutamente convinti. Speriamo. Sì, assolutamente. Luca, Andrea? Allora, io volevo dire, più che altro, come si è trovato nella condizione. Allora, io l'ho visto sempre e spesso in lotta. Insomma, pronti via pre-season, prima gara e già ti trovi catapultato costantemente nell'occhio del ciclone di una gara che è stata, come dicevo anche prima, una montagna russa. Per sapere, insomma, quali sono state le sue sensazioni, perché lì sai che hai velocità, devi passare, ma sei in un ciclone talmente grande che basta un attimo per compromettere tutto. Ma allora, diciamo che sono abituato a gare del genere. Negli anni passati ne ho avute tantissime e sono situazioni che riesco a gestire abbastanza bene. Ed è anche quello che cercavo in questo campionato, ecco, non volevo né un campionato dove fossi primo là davanti a tutti, né un campionato dove fossi in fondo, ecco, cercavo proprio questo, ecco, battaglie, gente al mio livello con cui confrontarmi e vedere nelle 19 gare chi è il più forte, quindi mi sono trovato in realtà a mio agio. Certo, quando sono stato in trenino non era facile superare, poi con i danni simulativi basta frenare un metro dopo e ti ritrovi dentro l'altra macchina, quindi sono situazioni molto difficili da gestire, che però mi invogliano a andare sempre meglio. Perfetto, vi ripasso la palla. Perfetto, grazie mille Shumi, anche a te. Se ci sono domande dalla chat, tra poco ti pare di no, fino ad ora leggo il grande rammarico di Advance, ecco, anche dalla chat, perché insomma è uno di quelli che insieme a Stem esce tra i rammaricati. Sì, purtroppo sì, ma anche come dicevo Shumi, sicuramente ci saranno gli episodi per rifarsi, quello assolutamente. Passiamo quindi infine a Talz. Terzo classificato, complimenti per la prestazione. Giusto anche per parlare anche dell'osservazione, hai fatto subito dopo le qualifiche. Come è stata la tua gara? Soprattutto anche appunto vedendo le attività della safety car e soprattutto chiedendoti se il fatto di non rientrare ai box fosse una opzione dettata appunto per non cambiare le gomme hard, specifichiamo, durante la seconda safety car,
fosse stata in realtà una scelta per evitare appunto il traffico in pit lane. Mi si sente? Sì. Sì, forte e chiaro. Ok, allora, partendo dalla sosta che non ho fatto, così non me lo dimentico. Io in realtà mi aspettavo più intelligenza dai piloti dietro, perché se Tia rientra e noi no, dietro tutti avevano la media, mi avrebbero distrutto. Tia rientra, va in fondo al gruppo, voi mi superate, era vittoria. Non ho capito perché sono rientrati, però vabbè. Cioè, era fatta, bastava non rientrare, mi avrebbero fregato e Scimmia avrebbe vinto. Però questa non l'ho proprio capita. Quindi questa è stata la mia scelta, insomma. Ho detto non rientro, così Tia va via, finisce in fondo e la deve vincere Scimmia. Invece non so perché hanno fatto questa scelta. Alla fine è andata peggio, cioè è andata peggio per loro, non per me. Perché io penso di aver fatto un miracolo. Tre safety tutte e tre contro di me. Se non c'era la prima, posso tranquillamente dire che al 90% l'avrei vinta. Non ho problemi a dirlo. Ho fatto un mezzo miracolo tenendo dietro tutti. Tia, ho detto vai a vincere tu. Io mi ho detto, mo mi tengo canino in scia. Infatti ho rallentato tantissimo. Ho detto, se mi tengo canino in scia, facciamo il trenino e nessuno ci passa. Ed è così, così è stato. Poi alla terza safety l'ho perso. Ho detto, vai Shumi, vai tu. E ho concluso così, più di così non potevo fare. E la qualifica già è partita male, perché è un millesimo e... un'infamata. Però sono molto molto arrabbiato per le troppe safety, perché la sfiga ci vede benissimo quando vede arancione. Bene, mancano altre 19, vediamo se ci vede bene per altre 19, ci preoccupiamo. No, veramente, se no lo dico qui, siano testimoni tutti, se va così ti pago l'URD. No, secondo me i momenti di fortuna ci saranno assolutamente, per cui non vedo per quale motivo non ci possa essere. Sì, però oggi sinceramente mi ha girato su quattro volte, mi ha girato tutte e quattro male, quindi iniziare così non è bellissimo, capito? Poteva essere una pole e una vittoria, invece è diventato un disastro. Vediamola così, Talz. 10 per la Miss che sfoderi, perché bellissima. Sì, beh, prima si parlava, di emozioni. Io quando ti ho visto entrare in live con questa Miss mi sono emozionato tantissimo. Infatti ho staccato un attimo la webcam, perché sennò potevamo far cose. Speriamo che la sfiga non prendi l'armata che tifiamo io e te. Quindi speriamo questo. Vediamola meglio con Milan. Esatto, quindi vediamo il lato positivo del bicchiere. Poi, come detto da Luca, ci sono altre 19 gare, quindi col passo che hai, ecco, abbiamo fatto notare una cosa, che tante volte magari è stata una gara frenetica, ok? Quindi tutti volevano passare e sopravanzare gli altri e c'è stata poco, come posso dire... C'è stato poco modo di vedere chi era il più veloce, anche effettivamente. Anche a parte quello, però è un campionato di 20 gare, è lunghissimo. Anche i punti che hai preso questa sera tenendoti dietro l'Hard sono comunque punti in più di persone che magari hanno osato qualcosa per tentare di vincerla e poi si sono ritrovati in fondo. Quindi in un campionato non si guarda solamente le vittorie e chi è più veloce, ma anche chi riesce a rimanere freddo e lucido e razionale in determinate situazioni. Quindi nella marmaglia che c'era questa sera era facile andare incontro magari a un ritiro o a perdere l'endplate di un'ala. Invece voi tre siete stati molto molto bravi a gestire la situazione, e soprattutto te nel denotare il fatto che hai detto a un certo punto li ho lasciati andare avanti, perché comunque eri consapevole di questo fatto qui. Quindi questo secondo me per il campionato può solo aiutare, ecco, questa situazione qui, e vediamo cosa succederà. Il campionato è lungo, quindi guardiamo alla prossima, che è Portimao, un altro roller coaster, ma solamente dipendenze, quindi, non me ce l'ho pensato, guarda. Va bene, dai.
Quindi ci sono delle domande dalla chat per non caso? Che io abbia letto. Vedo che c'è una domanda per il TIA, forse? Vedo, sì. Vai, vai. Sì. Sì, domanda da parte di NCVR46. Questa vittoria la vedi episodica oppure può essere indicativa per un campionato da top 5? È molto improbabile perché non ho ancora quel passo, almeno in tutte le piste. È il mio obiettivo, soprattutto visto la crescita che ho fatto e il lavoro che mi sono portato avanti tutta l'estate. In questa gara, a discapito di quello che ha detto Antonio, non è stata tanto vagliata dagli episodi, eccetera. È più che altro stata la decisione nel momento giusto importante a farmi vincere, perché giustamente Antonio diceva che le safety car sono andate contro e su questo posso dirgliene una, ma le altre due sono state puramente, cioè, da sport, lo conosciamo questa categoria come lavora e sappiamo che bisogna sfruttare sempre ogni momento e sappiamo che, come appunto hai fatto presente a Sciumi, bisogna lottare con le unghie e con i denti senza andare incontro ad errori o a danni. Io quello che ho fatto il primo giro è scavalcare una marea di persone davanti a me, nonostante contatti e via dicendo. Stessa cosa alla ripartenza, la prima. Però se devo dire, questa gara ha deciso degli episodi, no. Secondo me la strategia di Antonio era giusta, come quella nostra di fermarsi e mettere una gomma differente. Posso dire che se c'è una cosa che ha fatto per me la differenza è stata il vantaggio che mi sono preso nell'ultima safety car e la penultima safety car. Mi sono preso un vantaggio di 4 secondi e ho spinto come un dannato nel terzo settore per evitare appunto di avere traffico di gente che mi entrava. Quello forse è stato l'episodio chiave della mia vittoria. Però per le safety car e il resto no, secondo me sono cose che durante la stagione vedremo molto spesso, soprattutto che quest'anno esce molto facilmente la safety car e le gomme sono molto prestazionali tra loro, bisogna, come appunto ha detto Antonio, non avere sfortuna in questi momenti e prenderseli e portarsi a casa. Tutto. Io quello ho fatto e sono contento perché arriva. Ragazzi, la domanda, ma la prossima è Cina o Portimao? Perché io ho letto Cina. Ok, perfetto. Assolutamente sì. Perfetto. Io speravo ragazzi, che non ci fosse seguissimo il campionato e invece purtroppo ci dovremmo ritrovare quella curva 1 2 3. Mamma mia. Vabbè, apriamo sul forum. Bannate Long, ci dicono bannate Long che dà false informazioni. Sono un troll tendenzioso. Intanto ringraziamo Tokyo Ghoul. Allora, che vi dovevo dire? Abbiamo il driver of the day? Ce l'abbiamo? Sì, abbiamo il driver of the day. Infatti, il vincitore per dei vostri voti per il driver of the day per la gara odierna in Bahrain è rullo di tamburi. Facciamo finta di fare rullo di tamburi. Il Tia Prince con il 46% dei voti. Subito seguito in ex aequo da Talz, Stefano, Canino. Abbiamo poi Shumi, Kaiser Matt, Advance Apple, Melisano e poi via via tutti gli altri. Quindi complimenti anche Tia per appunto questa per la vittoria appunto del driver of the day. Grazie mille a tutti per fondamentalmente a tutti i piloti per aver partecipato appunto a questa primissima gara del campionato di la Sport League e soprattutto gara di apertura per tutti i campionati di Formula Italian Team. Ovviamente io vi andrò a ricordare per tutti gli appuntamenti della settimana. Ovviamente chiedo conferma giusto per essere sicuro di non stare dicendo cavolate anche a Luca. Abbiamo ovviamente domani l'appuntamento con la Pro League, giovedì abbiamo come sempre abbiamo la Master
mentre il venerdì invece abbiamo l'appuntamento con la Prime League, mentre appunto settimana prossima abbiamo l'appuntamento con di nuovo sempre con noi, di nuovo con la Sport League, ma in terra cinese, in terra di Shanghai. Quindi direi che per il momento, per noi il nostro momento è il nostro momento per stare insieme è giunto al termine. Ovviamente ringrazio tutti i piloti che hanno partecipato a questa gara, ringrazio il Tia Prince, Shumi e Taz per aver partecipato all'intervista. Grazie. Grazie mille Tia, ringrazio ovviamente tutti gli spettatori che ci hanno seguito soprattutto fino a quest'ora qui, fino alle 11:30 e infine ovviamente non per importanza ma che gli voglio bene, voglio salutarli in maniera molto particolare, voglio ringraziare Andrea che mi ha fatto da spalla in questa gara. Grazie a tutti e buonanotte. Grazie mille anche a Luca per anche lui l'aiuto sapiente per la telecronaca e per le sue mani magiche in regia. A voi buonanotte, di questa roba ne avremo a parlare a microfoni spenti, lo so come appena, lasciamo perdere. Perfetto. È una prima gara molto interessante, sono solo 80 da qui alla fine. È perfetto, ottimo, direi che stiamo partendo con la carica giusta. Grazie mille anche a Mark per il suo lavoro in direzione di gara e ovviamente anche grazie ad Andrea Badolato che ci segue silenziosamente su tutto quello che facciamo. Mi raccomando, io l'IBAN l'ho pagato, non c'entro niente. Comunque, detto ciò, grazie mille a tutti per essere passati, noi ci rivediamo settimana prossima. E mentre ovviamente l'appuntamento prossimo è domani con la Pro League. Signore e signori, amici di Formula Italian Team, buona serata. A domani! Ciao a tutti!